Buongiorno ragazzi, piove, aiuto, piove. Io sono appena uscito dal centro di Herbalife e sto andando alla maison a prendere una cosetta di mio fratello. Poi lì c'è mio padre, ciao. E niente, devo prendere una cosa, il caricatore di mio fratello, perché appunto oggi andremo a fare il suo primo tatuaggio. E quindi ha bisogno del caricatore. Ragazzi, siamo in macchina, siamo in partenza. Mio fratello sta mangiando tutto di fretta perché è uscito da lavoro alle 2. Teoricamente l'appuntamento era alle 2, poi l'abbiamo chiamato per dirgli che andavamo lì per le 2 e mezza perché non riuscivamo proprio con il tempo. E quindi niente, ci vediamo poi quando arriviamo lì. Grazie, depilazione effettuata. Si può procedere con il segno. Come facciamo poi? Aspetta un attimo che fai la foto. Ruota, no, un video. Giusto la parte dietro. Allora ragazzi, questo kebab non è che mi convinca molto. Cioè poi guardate, prima l'ha fatto, poi me l'ha messo a scaldare tutto schiacciato. Adesso è diventata tipo una pizza, è croccantissimo. Vabbè, mangiare dovevo per forza mangiare, perciò va bene anche così. Poi appena finisco rientro e ci vedremo dopo. Quanti anni hai? 5 anni. Questa è una foto. Sempre una parte del video. Stava venendo anche il formicolio alla mano. Adesso sta proprio venendo in mano. Comunque dipende da punto a punto, un centimetro mi chiama e l'altro no. Magnifici. Lì è dove ci si preparano quelli con un po' più di alto, un po' meno di ciò. Come prima tatuaggio è andato. È abbastanza grasso, sì. Essere il primo.
Eccoci qua di ritorno, ragazzuoli. Abbiamo finito, sono le 7:30 finalmente. E niente, al massimo faccio vedere poi il tatuaggio meglio a casa. Stiamo facendo benzina perché sennò rimaniamo a piedi. E quindi niente, praticamente il vlog è finito. Mi raccomando, passate sul mio account Instagram, ma anche su quello del tatuatore che si chiama Daily Broken D Tattoo, qualcosa del genere. Ve lo trovo comunque qua sotto. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace al video, un commentino qua sotto, ma soprattutto seguitemi, attivate la campanellina per essere più aggiornati. Ci vediamo dopo. Allora ragazzuoli, niente, siamo arrivati a casa, poi abbiamo, cioè prima di essere arrivati a casa siamo andati al Carrefour, in quei posti lì, abbiamo preso tutto ciò che ci serviva, quindi a mio fratello gli ho anche fatto prendere lo shampoo neutro. Mi raccomando ragazzi, leggete bene dietro e controllate bene che non contenga alcol o queste cose del genere. E poi abbiamo preso anche il Bepanthenol, ne avevamo ancora a casa, ma per sicurezza, anche perché il mio era quasi finito, logicamente avendo usato Bepanthenol per questo, questo e questo. L'ho utilizzato anche per quello che ho sulla caviglia, quindi l'ho utilizzato per un po' di tempo. Era praticamente finito, infatti l'ho utilizzato solo più ieri sera e oggi, vedete com'è ridotto. Quindi è andato a comprarsene uno nuovo, così gli ho fornito tutto, sia Veli, il tatuatore, che io poi quando siamo arrivati a casa gli ho spiegato bene come fare, quindi mi raccomando ragazzi, dopo che vi fate un tatuaggio, lavatevi bene 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 le mani, prima di toccarlo, prima di mettere la crema, prima di fare qualsiasi cosa. Se possibile prendetevi sempre uno asciugamino piccolino pulito ogni volta che andrete a lavarlo, così lavate bene con acqua e sapone neutro. Lo asciugate piano, tamponando, anche perché poi nei giorni successivi vi farà le croste. Quindi è importante non toglierle, sennò poi il vostro tatuaggio sbiadirà e diventerà una caccata, ok? E quindi subito dopo andate ad applicare poi il Bepanthenol. Mi raccomando ragazzi, tenete sempre umido il vostro tatuaggio, non lasciatelo mai seccare, mai. Comunque detto ciò, sicuramente sarà il vostro tatuatore poi a informarvi su queste cose. Tra l'altro, Lilith, se stai guardando questo video, scusami se dico qualcosa di sbagliato o se c'è qualsiasi altro tatuatore. Anche perché logicamente non sono un tatuatore, io dico per mia esperienza e per quello che ho sentito dire. Quindi niente, vi lascio in dubbio, quindi al massimo vi lascio solo una fotuzza qui su come è finito il tatuaggio. Quindi lasciandomi nel dubbio, seguite i social per vedere il lavoro finito, come vi dicevo prima, sia sul mio account Instagram stefano.tomasi16 che sull'account del tatuatore Veli Broken D Tattoo, o anche sul profilo di mio fratello che è andrea.tomasi97 forse, qualcosa del genere. Vabbè, comunque niente, detto ciò, chiudiamo il video per oggi, ci vediamo al prossimo video ragazzi, vi mando un bacio, attivate la campanellina, quindi ovviamente iscrivetevi al canale, così potremo rivederci, eh? Che ne dite? Un bacione! Muah!